Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi ritorniamo su Mental Hospital Easter Block 2 perché l'altra volta sono morto come un cretino che non sono riuscito a passarlo perché per un bug all'azione di ricarica delle munizioni. In pratica, ricaricando le munizioni, cioè cliccando il pulsante di ricarica delle munizioni, parte delle munizioni si perdevano, non so perché, ma succede proprio questo. Quindi oggi vediamo come passare questo livello, perché l'ho ripetuto un sacco di volte, quindi so praticamente tutte le posizioni dei mostri. Quindi adesso lo vediamo assieme come si fa, così lo finirete anche voi questo gioco bastardo. Io giusto sono andato a morire all'ultimo mostro, quindi non so nemmeno che cosa c'è dopo, ma spero di finirlo con voi. Ok, allora qua c'è il primo mostro di merda. Bastardo. Muori e muori, ok. Ecco, in questi casi io praticamente schiacciavo il pulsante di ricarica e perdevo praticamente un 5 munizioni. Praticamente. Quindi, allora, prendiamo le munizioni qua, usciamo. Usciamo. E poi subito rientriamo, perché appare un altro mostro. Eccolo là, il bastardo. Vedete? Quanto sono bastardi questi che hanno fatto sto gioco. Perché ti mettono i mostri alle spalle. Anche qua. Ora usciamo, ci avviciniamo a questa porta di qua e subito ce ne ritorniamo indietro, perché ne vengono altri due. Altri due bastardelli. Entriamo qui dentro, ci giriamo e aspettiamo i due cosi inutili che verranno qua, se tutto va bene. Ma credo di sì. Eccolo qua. Il primo bastardo è qui. E il secondo è subito dietro di lui. Cioè, sto gioco ormai lo so a memoria di quante volte l'ho fatto. Bastardo. Ok. Adesso possiamo uscire e mettere la torcia. Mettiamo la torcia. Adesso a destra, cioè più che un gameplay di questo livello, praticamente è un tour di questo livello. Mettiamo la torcia e prendiamo le munizioni qua. Munizioni qua, ok. Usciamo di qua e andiamo a destra, che c'è una porticina con una bella munizione. Prendiamo qua la munizione. Ok, e mettiamo la pistola. Facciamo finta anche qua di uscire e ritorniamo indietro, perché i bastardi si attivano quando uno cerca di fare qualcosa. Quindi se io uscivo da qua, lui mi inchiumava là e mi uccideva. Siccome io adesso lo so, non mi frega più. Ok, adesso proseguiamo la nostra escursione. Anche qua facciamo la stessa cosa, ci avviciniamo alla fine del corridoio qua così e subito ce ne ritorniamo indietro. Ecco, sentite il bastardo, la bastarda, perché credo che sia femmina questa. Questa è molto veloce, quindi state attenti perché sono due. Oh, muori, muori! Muori bastarda, cioè, ma fregatelo ste, perché sono veloci queste bastarde, sono veloci. Ok, e ce n'è un'altra, non so se viene qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Cioè, tre di queste, veramente, sono velocissime. Se non vi arriva in questa stanza, praticamente, girando l'angolo a sinistra, di qua, vi spunterà da quell'entrata in fondo a destra. Quindi, se non vi arriva là, la troverete qua. Adesso, uscendo da qua, subito giratevi, perché un pezzo di merda vi attacca da dietro. Eccolo lì, il testa di capretto. Cioè la televisione si attiva al ritmo di musica, ta ta ta, ogni volta che sparo, bellissimo. Ok, adesso entriamo di qua e prepariamoci la torcia, perché c'è un cane, uno schifosissimo cane. Ok, ci avviciniamo qua e poi subito all'indietro, perché il cavolo di cane viene un po' più tardi. Eccolo qua. Perfetto. Ucciso. Rimettiamoci la pistola e torniamo all'incrocio del corridoio, perché c'è un altro tizio che ci assale da dietro. Lo so, sto gioco non lo so come l'hanno concepito, ma è così. Ragazzi, è così. Ok.
E spariamo al tizio. E spariamo al tizio. Perfetto, adesso ci possiamo addentrare verso la telecamera, verso la stanza che contiene la telecamera. Come potete vedere, amore, ti spegni la televisione di merda, che non vedo un cazzo, che non sento niente. Come potete vedere, le munizioni adesso sono un pochino di più, perché non ricaricando non attiviamo effettivamente il bug che ce la fa perdere. Prendiamo la telecamera. Dai, andiamo alla telecamera. E ci prepariamo perché fuori ci aspetta un bel cagnolino. Un bel cagnolino. Eccolo qua, il pezzo di cosa inutile. Rientriamo velocemente. Eccolo qua. E possiamo uscire senza toglierci la torcia perché c'è un altro cane. Eh sì, c'è un altro cane. Anche qua, come prima, facciamo la finta di uscire e rientriamo subito. E il cane apparirà come per magia. Bellissimo, non so come funziona, ma funziona così. Ok, perfetto. Non ci togliamo la torcia perché c'è un altro cane. Bellissimo. Dai tizio, smuoviti. Qua davanti c'è un altro bellissimo cane. Quindi lo aspettiamo qua. Cane, smuoviti cane. Smuoviti cane, dove sei cane? Cane, dove sei cane? Smuoviti cane, eccolo là. Eccolo qua. Avanti, muori, dai. E ci mettiamo la pistola. Perché ci assale un tizio da qua. Un bastardo mostraccio ci assale da qua davanti. Eccolo lì. Mi sembra di intravederlo, sì. È lui, sì, sì. Spara, muori, dai. Dai che ci sta raggiungendo, dai. Spicciati. Ok, perfetto. Adesso possiamo prendere le munizioni che sono qua, nascoste nel buio, che non si vedono, ma sono qua. E come potete vedere, adesso abbiamo un bel po' di munizioni. Invece l'altra volta sono arrivato a questo punto che praticamente non ne avevo niente. Avevo una sola munizione. E qua ci sono due tizi. Due tizi bastardi. Ok, spariamo al tizio. 2, 3. E l'altro tizio. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora 6. E vaffanculo, muori. Ok, ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando all'ultimo mostro che mi ha fregato l'ultima volta. Giriamo di qua e c'è una tizia veloce. Veloce, tizia, smuoviti. I mostri li nascondono. Ok. Prendiamo di dritto. A destra troviamo una munizione, ma non conviene prenderla perché ci assalta un mostro. Quindi le sprecheremo lì. Qua spostiamoci. Anzi no, andiamo dritto. E c'è una tizia che ci assale da qua, da questa porta. Veloce, veloce. Non è che devo perdere alla fine. E lì in fondo c'è l'ultimo mostro che mi ha ucciso l'ultima volta. Sempre di questi veloci, dai, veloci. Giustamente non lo sapevo e mi ha ucciso. Perfetto, via libera, ragazzi. Adesso dovrebbe esserci la porta di uscita, che dovrebbe essere questa. È questa? Sì, spero di sì. È uscita, perfetto. Oh, vediamo dove siamo adesso. Forse ce la facciamo, ragazzi. Rimane veramente poco. Un po'. Sarò libero. Speriamo. Speriamo. Già, due proiettili. Ma non ne avevo di più proiettili. Come che ne ho due? C'è di nuovo il bug? No, che palle. Qua praticamente siamo nelle fogne dove abbiamo iniziato il gioco. Cioè, stiamo facendo tutto il gioco a ritroso. Vabbè, pazienza. Cioè, con due munizioni spero di non incontrare nessuno. Però. Se no, chiaro, di nuovo tutto da capo, mi si dia. Veramente, lo cancello senza finirlo. Perché già mi sono rotto le scatole. Dove andiamo adesso? Sinistro o destra? Andiamo a destra. Andiamo a destra. Non vedo niente. Chi è? Chiuso. Chiuso? Meglio così. Meglio così. Aspetta, metto la pistola. Qua non si sa mai. Fortunatamente qua è illuminato. C'è nessuno. No, vabbè, il mostro con due proiettili. E che è? Sono morto. Come faccio ad evitarlo? Scusami.
Scusami, mi mettete due proiettili, mi mettete il mostro pure qua. Come faccio ad evitarlo? The end! Cioè, finisce così? No, non sono morto, altrimenti mi spuntava sei morto. Invece spuntò the end. Cioè, la fine. Cioè, fammi capire, io sono stato qua 8000 ore per vedermi sta fine del cacchio. Che il tizio mi muore. No, ma dai, non me lo dovete fare questo però. Ragazzi, facciamo una petizione, perché sto gioco non può finire così. Cioè, mi assaltano 8 milioni di mostri nell'ultimo livello e devo morire così a fesso. Ma baffanculo. Bene ragazzi, oggi salutiamo Francesco Borgo, Bartolomeo Nard e Francesco Bastone. Ciao! Finalmente ho finito la serie di Mental Hospital. Sono partito dal 4, sono sceso all'1, sono morto, sono resuscitato. Ma finalmente la serie è finita. Quindi fatemi sapere nei commenti che altra serie horror vorreste vedere sul canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo. Seguitemi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram e tutti gli altri social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video! Manco il pato lo faccio. Forza, dai, non mi dà. Oh, pochi, mi vieni a trovare, pochi, che ti voglio vedere. Ho la donna con gli occhi.